Ci troviamo a Palazzo Chigi Saracini, la location del terzo evento del Christmas Business Network, questo evento natalizio organizzato dal team dell'ufficio marketing e comunicazione della Robur per scambiare gli auguri con gli addetti ai lavori, le istituzioni, i media e i partner, e quindi è un bel evento e soprattutto arriva dopo una bella vittoria con un 4-1 contro l'Albissola, e quindi un segnale anche di fiducia per il prossimo impegno di domenica con la Carrarese, nel big match con la Carrarese. Noi abbiamo fatto un po' un giro di interviste, abbiamo sentito prima il responsabile marketing Vincenzo Federico, che di fatto è l'organizzatore di questo evento, a cui rifacciamo i complimenti, e poi la presidentessa Anna Durio, molto loquace, molto più di altre occasioni, e poi per ultimo anche Alessandro Cesarini, che è il colpo dell'estate, ma la Robur non l'ho ancora visto perché ha avuto una ricaduta, adesso però è vicino al rientro, dovrebbe rientrare tra i convocati col Novara e poi quelle dopo, una delle due Piacentine, delle gare col Piacenza e col Pro Piacenza, potrebbe anche vedere il campo. Ci sentiamo allora tutte le tre interviste che abbiamo realizzato. È il terzo appuntamento del Christmas Business Network, un evento per scambiare gli auguri, fare anche il punto della situazione con i media, con le realtà di Siena, con anche i partner che la Robur Siena è riuscita ad inserire nella propria galassia. Facciamo il punto della situazione con l'organizzatore di questo evento, a cui faccio anche i complimenti, Vincenzo Federico, capo ufficio marketing. Vincenzo, allora, come sta andando bene, insomma, come sta procedendo questo lavoro del marketing all'interno della Robur? Prima di tutto grazie per i complimenti. Sì, siamo alla terza edizione del Christmas Business Network. Noi come ufficio marketing Robur Siena siamo molto soddisfatti del risultato. Il nostro obiettivo era quello di creare un B2B tra aziende e tra aziende e società. Credo che stasera sia la dimostrazione, ci siamo riusciti molto bene. Ringrazio per questo la Chigiana che ci ha ospitato qui, e ringrazio Hans Rashad per l'ospitalità che ci ha permesso di organizzare qui sotto tutti gli aspetti, in questa splendida location, questo evento natalizio. È il terzo anno come a livello di marketing, ci puoi dare qualche numero, quanti sono i partner intorno alla Robur? I partner intorno alla Robur sono quasi 80, se non mi sbaglio 78, è un ottimo risultato, questa è la dimostrazione che le aziende del territorio rispondono molto bene al progetto dell'ufficio marketing. Credo anche che sia il risultato di una gestione ottima della famiglia Duriotrani, perché la presidentessa è una persona molto stimata a Siena e soprattutto dagli imprenditori senesi, e questa ne è la dimostrazione. Tante sorprese, l'ultima, la prossima, la più vicina, è una nuova birra della Robur. Sì, dopo aver fatto vari accordi commerciali, uno con Ricci Bus per il Pullman, con Masoni per l'uovo di Pasqua, con Tenuti Piccini della bottiglia di vino numerata col brand Robur Siena, abbiamo concluso un accordo con una birra artigianale brandizzata Robur Siena, che la troveremo in commercio da fine gennaio. Con la presidente della Robur Anna Durio è un momento di relax, tutto sommato siamo sotto le vacanze di Natale, è arrivata una larga vittoria ieri contro l'Albissola, quindi uno dei pochi momenti di tranquillità. Meno male, perché se ieri fosse andata male oggi non so com'era la cosa. No, devo dire che l'ho detto prima, è andato bene per la partita, sono anche risollevata perché sono riuscita a fare tutti i pagamenti del caso per tempo, perché con quello che abbiamo passato quest'estate c'è stato un attimo di insomma, non di difficoltà, però i soldi erano là e non erano qua, insomma. I soldi sono ancora bloccati? No, li ho recuperati, infatti sono stati fatti tutti i pagamenti, infatti anche all'aiuto di Chianti Banca, che hanno lavorato 2 giorni per me. No, veramente devo ringraziare tanto gli sponsor che ci danno una mano, la Neomedica in particolare che mi hanno aiutato, e Chianti Banca in primis, perché in questi giorni il tempo di recuperare, di liberare le fideiussioni, sono tutte operazioni bancarie che, se non c'è qualcuno in banca che lavora,
difficilmente si riesce a fare. Comunque oggi sono sollevata, e la partita è andata bene, questo è fatto, insomma ora stasera posso respirare. Ma questi soldi che sono stati trattenuti non si sa bene perché per tutto questo tempo, c'è modo di avere comunque un indennizzo, cioè, al di là dell'aspetto del rimborso dei ripescaggi, quella è un'altra cosa, ma su questo fronte, cioè, perché alla fine voglio dire... Io spero di sì, è tutto in mano agli avvocati, stiamo facendo i passi dovuti e spero al limite di riuscire a recuperare qualcosa, perché in effetti il male che ci hanno fatto quest'estate, il danno è notevole, che ne dicano, è notevole, però abbiamo resistito, siamo qua e mi spiace che non siamo in B, perché noi meritavamo di esserci e di fatto c'eravamo, non ce l'hanno permesso, infatti ho detto per me è una soddisfazione. Non vedo l'ora che finisca sto 2018 per quello che è successo, però per quello che è stato il campionato, cioè io mi sento che sono andata in B, cioè in un anno ho portato il Siena in B, poi non me l'hanno permesso più a Catania che con i ripescaggi, devo dire, cioè io ce l'ho qua a Catania, però insomma siamo ancora qua, stiamo lottando, speriamo di rifarci quest'anno, insomma per quello che è successo stiamo andando bene. È chiaro, siamo esseri umani, quindi ci può essere un calo, un errore, però sono soddisfatta e sono contenta, insomma. Ieri è andata tutto bene, anche se poi alla fine Mignani ha puntualizzato su una cosa, cioè il fatto che nel momento di maggior difficoltà, quando insomma, la Robur era in svantaggio, sono arrivati i malumori da parte della tifoseria, non tutta, ma insomma alla fine sono in pochi allo stadio e quindi si sentono. Allora, tengo a precisare che i malumori c'erano già dopo il quarto minuto, per aver fatto due retropassaggi e si è levata già la voce e passa al portiere. Ora dico, la partita dura 90 minuti e quindi quando si è preso il gol chiaramente ci siamo rimasti tutti male, però io ringrazio sempre i tifosi, sono anche loro, cioè fanno parte di noi, se non ci fossero non avrebbe senso di esistere la squadra. Però io, i giocatori, l'allenatore abbiamo bisogno del supporto nel momento di difficoltà. Se tu nel momento di difficoltà e non canti più, stai zitto o mi insulti, è peggioro la cosa. Cioè, io vedo come se fossimo un bambino, cioè un bambino anche se sbaglia un compito e non lo massacri, cioè, capito? Lo inciti a fare meglio e a migliorare, e in effetti in quell'attimo lì non ci sono rimasta particolarmente bene, però poi ognuno la pensa come vuole, ognuno fa quello che vuole, di fatto io non glielo posso impedire, io comunque continuo sulla mia strada, a chi piaccio piaccio, a chi non piaccio non me ne può fregare di meno, io continuo sulla mia strada, ripeto, per soddisfazione personale, per quanto mi riguarda, io in Serie B ci sono andata e sapete tutti che ci sarei, cioè sono intervenute forze maggiori per così dire, quindi io ritengo d'aver fatto bene. Poi quest'anno spero di fare bene oltre, perché evidentemente io ho fatto quello che potevo, io di più contro poteri forti, tra virgolette, non ce l'ho fatta, che devo fare? Siamo sotto Natale, un augurio a Siena, ai tifosi. Chiaro, un augurio a tutti, a tutti quelli che ci danno una mano, a tutti quelli che lavorano per noi, a tutti quelli che ci supportano, a tutti quelli che ci seguono, quei disgraziati in senso buono che sono venuti in Sardegna, cioè, e hanno preso pure mare la seconda volta. No, ringrazio veramente tutti, faccio gli auguri a tutti, spero che sia migliore, bravo, ogni tanto mi perdo i verbi e faccio delle figuracce, ma come sapete io non sono laureata e quindi ci sta che sbaglio qualcosa. Ma conta molto altro, non, alla fine la laurea spesso è carta straccia. Io ritengo che l'istruzione sia importantissima, perché il danno del mondo è l'ignoranza, però non è detto che se uno non è laureato non sia all'altezza di fare un discorso. Io non sono di un'altra epoca, non sono riuscita e non ho potuto laurearmi, però quando sono il periodo che ho fatto scolastico l'ho fatto con impegno, me la sono sempre cavata bene e il bagaglio culturale, diciamo, che ho
cioè, credo di avere un buon bagaglio culturale e comunque poi ho sempre letto, mi sono sempre informata, anche se quindi, però ripeto, l'istruzione penso che sia la cosa principale, l'ignoranza è la malattia e lì non c'è proprio vaccino che possa medicarla, insomma. Però qui poi stiamo entrando in discorsi, sì. Pro vax, no vax, lasciamo perdere, degeneriamo, eravamo partiti dagli auguri di Natale, parla del Siena. No, ripeto, auguri a tutti, buone feste a tutti, spero lo passiate bene, noi dal nostro speriamo di farvelo passare bene, visto che giochiamo il 22, il 26 e il 30, quindi spero che, insomma, di passarlo con voi e bene. Al Christmas Business Network, l'evento natalizio della Robur, c'è anche Alessandro Cesarini, l'acquisto dell'estate, l'acquisto dell'anno che i tifosi attendono con trepidazione, immagino anche il diretto interessato, non vede l'ora di tornare in campo. Sì, certo, buonasera a tutti e niente, io non vedo l'ora di tornare, come hai detto te, e dare, insomma, delle soddisfazioni ai tifosi che mi fermano sempre, mi chiedono, insomma, quando è il momento del ritorno e dare soddisfazioni alla società che ha creduto in me. Purtroppo c'è stato, insomma, questo intoppo della placca, insomma, che mi dava fastidio e ho dovuto togliere, quindi rioperarmi, però diciamo che vediamo la luce in fondo al tunnel e quindi dovrei essere pronto a breve. A Carrara credo di no, però dalla partita dopo magari una convocazione per riassaggiare l'aria del calcio giocato ci può essere. Sì, non mi sbilancio più ormai, però sì, spero di sì, l'obiettivo è quello, quindi di rientrare di fare un po' di qualche spezzone, diciamo, nelle ultime tre partite di quest'anno e quindi di dare una mano ai compagni, alla squadra, che comunque nonostante in questi mesi sono stato fuori e sono stati difficili per me, mi hanno sempre, insomma, reso parte integrante e quindi spero di aiutarli al più presto. Poi in questa squadra, insomma, per chi non ti conoscesse, sei molto duttile, potresti interpretare il trequartista nel 4-3-1-2, entrambi gli attaccanti a fianco di Liozzi che si sta confermando il bomber, c'è anche Aramo, quindi molti immaginano un tridente, insomma è un Siena potenzialmente con un grande parco attaccanti. Sì, no, come hai detto a te, c'è tanti giocatori forti, tutti di qualità, e che poi ci completiamo un po' anche come caratteristiche, quindi diciamo che c'è tutto per fare bene e io devo solo tornare, insomma, quello di prima, rimettermi in forma e poi spero di dare una mano ai miei compagni. Il tuo destino si è quasi incrociato contro il Siena, con il Siena i tifosi inizialmente hanno benedetto, purtroppo, insomma, sono cose che si dicono nel calcio, il tuo infortunio, perché era proprio a ridosso della partita con la Reggiana, effettivamente ha spostato davvero gli equilibri, perché poi il Siena ne ha beneficiato della tua assenza e adesso invece tutto si ritorce contro. No, è vero, ne parlavo ieri che allo stadio qualche tifoso mi diceva proprio quello, che prima sono stati contenti, tra virgolette, di quell'infortunio e poi ora un po' si ritorce contro, però no. Al di là di quello, Siena evidentemente era comunque nel mio destino e fin dall'estate mi hanno cercato il direttore Dolci e Vaira, e quindi mi hanno fatto sentire importante nonostante l'infortunio, quindi a livello umano anche l'ho apprezzato tanto e quindi ora voglio solo dare soddisfazione a tutta questa gente che mi aspetta, insomma. Il Siena ti ha ingaggiato, ma c'era tanta concorrenza, c'era anche qualche squadra del girone A? Sì, ce n'erano e no, quello mi ha fatto piacere, perché comunque dopo un infortunio, fallimento infortunio, non è facile, no? Però insomma, come ti ho detto prima, veramente ho voluto venire qua perché le persone che mi hanno cercato sono stati quelli più insistenti, che mi hanno voluto più di tutti, quindi ora l'obiettivo è solo fare bene e arrivare a quell'obiettivo di squadra, che non lo diciamo, però sarebbe bello, insomma. Battuta finale, come mai il soprannome Il Mago? Per le grandi giocate? Ma sì, dai, per questo modo un po' qua di interpretare qualche giocata, qualche partita, me l'ha dato Son Cin all'epoca del Pavia, quindi me lo porto un po' dietro, però va bene così, dai.